mi occupo di diritto di nuove tecnologie e quindi sono appassionato, ma anche lavoro nel campo di tutto quelli che sono gli aspetti legali della stampa 3D, robotica, droni, quindi è un'occasione importante per venire a vedere gli espositori, ma anche a prendere spunto per ricerca e altri aspetti. Io sono un espositore, rappresento Abacus, un'azienda di Piacenza che distribuisce in tutta Italia tecnologia. Io uso la stampante 3D da 2 anni quasi e quindi vogliamo vedere le novità del settore. E volevo vedere le stampanti, aggiornarmi sulle tecnologie di stampa. Siamo qui per conto dell'Università di Milano per osservare e guardarci in giro su quelle che sono le nuove tecnologie, soprattutto sulla stampa 3D. Noi siamo l'ufficio tecnico di progettazione meccanica, la ditta la STR, e siamo venuti a vedere il mondo della stampa 3D perché capiamo che è un qualcosa che è in grande evoluzione, è un cavallo che va cavalcato e dobbiamo capirci. Ma perché sono molto incuriosito dalla tecnologia digitale? Mi interessava cercare di capire di più sulla tecnologia 3D e di vedere quali sono le nuove tecnologie e le start-up che comunque ci sono qua. Noi veniamo da Poggio Renatico, siamo venuti a fare un giro in fiera per vedere le nuove tecnologie e siccome sviluppiamo anche noi app, volevamo confrontarci con gli altri protagonisti e vedere qual è lo stato dell'arte. Sono venuto a vedere la fiera per vedere come funzionano le stampanti 3D. Io sono una produttrice di bijou e abbigliamento e sono molto incuriosita dalle nuove tecnologie. Sono fondamentalmente un'artigiana e credo molto nel connubio tra artigianalità e tecnologia. Well, I come from the background of fashion design. And when I was graduating my school, for the senior thesis, I created 3D printed dress. And since then, we started a long road, and now we're here. We have a capsule collection of 3D printed clothes, which is a combination of regular fashion and irregular fashion, which is 3D printing, new cutting edge technology. Arriviamo da Torino e siamo un'azienda che si occupa di serramenti e siamo interessati a vedere se c'è qualche buona idea per una possibilità di sbocco per creare qualcosa a livello delle stampanti 3D.